Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti nel mio canale. Oggi un nuovo video, un video sui detersivi, low cost, in collaborazione con Michela del canale Michela P e Fortuna del canale Fortuna Fashion in Makeup. Iniziamo subito a farvi vedere i nostri detersivi low cost. Mi raccomando, passate anche dai loro canali, così vi faranno vedere anche le loro proposte. Vedremo tutti i nostri detersivi low cost. Su nelle schede vi lascio anche l'altro video che abbiamo fatto diversi mesi fa sui nostri detersivi top low cost. Inizio subito col farvi vedere il Dexal disinfettante. È la seconda confezione che compro, lo sto adorando, ma veramente lo sto adorando. Perché? Perché è simile alla mucchina, ha anche una profumazione che a me piace tantissimo e disinfetta veramente tanto e ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché costa più o meno un euro. Costa all'incirca un euro ed è veramente buono. Lo trovate da Eurospin. Come vi dicevo prima, è la seconda volta che lo ricompro, a parte che mi piace un sacco la profumazione, ma disinfetta proprio gli ambienti e pulisce veramente bene. Io prima compravo spesso la mucchina, però ovviamente a un prezzo diverso, costa intorno ai 3 euro 3,50 euro. Vi posso dire che invece questo qui costa un euro ed è ottimo. Poi sto utilizzando tanto anche il Biopresto. Questo è praticamente finito, proprio finito fino all'ultima goccia. Io di solito uso prevalentemente Dash e Dixan, però il Biopresto non l'avevo mai utilizzato più di tanto. Ho deciso di prenderlo, l'ho pagato 2 euro, quindi la metà rispetto a Dash o Dixan, per 20 lavaggi. E vi posso dire, questo è all'orchidea, anche un'ottima profumazione, e vi posso dire che mi sono trovata abbastanza bene. I vestiti erano ben lavati, non uscivano macchiati, perché a volte mi è capitato con altri detersivi economici di lavarli, ma comunque uscivano ugualmente con le macchie. Invece col Biopresto, devo essere onesta, no. Quindi super approvato, costa poco e conviene. Poi un altro prodotto con cui mi sto trovando bene, che non so in realtà se ve l'ho fatto già vedere, mi sembra di sì, ma non voglio insistere. L'ho pagato poco, più o meno 1 euro 1,50 euro, ed il puliforno, questo qui per pulire il forno. L'ho pagato 1 euro 1,50 euro, e anche questo praticamente terminato, mi sono trovata benissimo. E adesso vorrei provare quello della Lidl. Ho visto che ce n'è uno da Lidl, ditemi com'è, scrivetemelo giù nei messaggi, fatemi sapere se il puliforno della Lidl o dell'Eurospin è buono. Quale dei due devo prendere, quale è meglio, così lo prendo e provo. Questo qui Pulisvelt è ottimo, veramente ottimo. L'ho pagato, ripeto, 1 euro 1,50 euro, è praticamente terminato, quindi ne devo comprare assolutamente un altro. Il forno esce perfetto, è una schiuma, si spruzza, si lascia agire 5-10 minuti, dopodiché si pulisce il forno. Vi posso dire che il forno è perfetto, quindi super consigliato, e consigliatemene un altro da comprare, mi raccomando. È così, fate attenzione. Poi Smac sciogli calcare. Smac sciogli calcare. Io prima utilizzavo il Viacal, solo che il Viacal costa 2 euro, lo Smac costa 1 euro, quindi preferisco lo Smac. Scioglie benissimo il calcare, mi trovo benissimo, lo trovo identico al Viacal, sinceramente proprio identico, non noto nessuna differenza se non per il prezzo. Quindi preferisco utilizzare Smac, che mi costa la metà, quindi mi costa 1 euro, e comunque mi va a rimuovere il calcare, perché in Campania l'acqua è molto calcinosa, quindi utilizzo tanto, ma veramente tanto, anticalcare nella doccia, sui rubinetti, sia in cucina che nel bagno, cioè veramente dappertutto, e vi posso dire che a me piace un sacco, quindi consigliato. Poi un altro prodotto di cui vi voglio parlare è
il detergente piatti, questo qui della Dexal. Io solitamente utilizzo lo svelto. Lo svelto perché mi trovo benissimo, lo trovo spessissimo in offerta ad un euro, quindi comunque mi ci trovo bene, da un litro, poi costa un euro, a volte mi è capitato di trovare lo svelto in offerta anche a 90 centesimi, quindi diciamo che comunque è un low cost. Però mi trovavo da Eurospin, ho detto ma sai che c'è, mo ci provo, prendo questo Dexal, poiché era da un litro e mezzo e veniva 80 centesimi forse, comunque veramente una sciocchezza, ho detto adesso lo prendo, lo provo, vi posso dire che non è male, comunque i piatti li lava, l'unica cosa che non mi fa impazzire è l'odore, perché ha un odore un po' particolare che non mi piace tantissimo, però devo essere sincera, comunque i piatti li lava abbastanza bene, per il costo che ha, perché comunque è un costo basso, quindi parliamo, vi ripeto, di 80 centesimi, l'ho pagato, ma non di più, meno di un euro. Per un litro e mezzo i piatti li lava abbastanza bene. Onestamente preferisco sempre lo svelto, però visto il prezzo e visto che magari a volte può capitare di trovarsi all'Eurospin e non trovarsi ad andare in qualsiasi altro posto per comprare lo svelto, questo secondo me è un ottimo e validissimo alternativa low cost come detersivo per i piatti. Poi sto utilizzando, che mi piace tanto, non rido con mio figlio, non ci fate caso, sto utilizzando che mi piace tanto, che è Apretto, questo qui, io per stirare ne uso diversi, questo è quello che mi è costato meno, l'ho trovato in offerta intorno all'euro, l'euro e 50, a volte utilizzo anche quello della felcia azzurra, però quello della felcia azzurra costa di più, costa intorno ai 3 euro, questo qua non è male, io lo spruzzo sulle camicie, perché io stiro un sacco di camicie, soprattutto nel periodo estivo, visto che comunque mio marito per lavoro indossa le camicie, non nel periodo invernale ma nel periodo estivo indossa per lavoro sempre e solo camicie, quindi ne ho provati vari, spessissimo utilizzo quello della felcia azzurra, ma per il profumo, perché mi piace proprio quella profumazione, ma con questo devo dire che mi trovo bene, perché inumidisce, non macchia, costa poco, è tanto, perché comunque è 500 ml, è in spray e mi fa stirare veramente le camicie in maniera veramente impeccabile, camicie oppure a volte magari soprattutto quando i jeans rimangono più stesi fuori, quindi si asciugano troppo, una botta di Apretto e veramente riesco veramente a stirare facile. Ditemi e consigliatemi qualche altro prodotto per stirare, magari che costa poco e mi fa stirare bene. Poi un altro prodotto valido secondo me è questo deodorante della felcia azzurra, che io compro spessissimo, lo trovo ad un euro. Io adoro le candele, adoro profumare casa, spruzzare deodoranti eccetera, è uno dei deodoranti che più mi piace, perché adoro le note talcate, quindi il talco, anche da spruzzare in casa, anche se spesso, l'altra volta vi ho fatto vedere quelli della Deo che ho preso al Eurospin, che sono fruttati, ma anche questi sinceramente mi piace un sacco, lo compro, lo ricompro, infatti è terminato, proprio finitissimo. Ed è questo felcia azzurra aria di casa, costa un euro e rimane per ore, una volta spruzzato veramente la profumazione rimane per ore, quindi se non l'avete mai provato, ma penso di sì perché c'è da una vita e mezza, al costo di un euro è una valida alternativa se non abbiamo magari quelli che erogano il deodorante ogni totto, se magari a volte io in velocità magari prendo lo spruzzo perché c'è qualche cattivo odore o semplicemente perché voglio profumare casa e mi piace un sacco e costa solo un euro. A me piace tantissimo, mi piace veramente tanto, e lo smacchia tutto, anche questo pagato un euro.
Io l'ho provato, ho detto proviamolo perché comunque costa pochissimo, quindi voglio vedere se effettivamente è un prodotto valido oppure no. E vi posso dire che questo smacchiatutto spray, che io spesso spruzzo sulle magliette perché Jacopo a scuola ha le magliette bianche e capita che se le sporca con i colori, con le penne, posso dire che questo smacchiatutto veramente è molto 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 valido, costando poi solo 1 euro. Quindi è un altro prodotto che veramente vi consiglio, infatti azione rapida, uno spruzzo prima del lavaggio, sugo, cioccolata, vino, caffè, birra, rossetto, su tutti i tessuti bianchi e colorati. Eccolo qui, quindi costa 1 euro, io lo spruzzo, lo lascio agire magari 5-10 minuti e poi metto tutto in lavatrice e esce perfetto, le macchie si tolgono veramente e completamente. Quindi questo era l'ultimo prodotto di cui vi volevo parlare. Mi raccomando, andate a guardare anche il video di Fortuna e di Michela, io giù nell'info box vi lascio i loro link. Se il video vi è piaciuto, spolliciate in su, condividete i miei video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, seguitemi su Instagram e mi raccomando commentatemi, perché per me le interazioni sono molto 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 importanti, mi aiutano a capire se un video vi piace, se non vi piace, come vi dico sempre. Quindi io manderei ancora un grosso bacio a Fortuna e a Michela, le ringrazio per questa collaborazione, andiamo a vedere quali prodotti low cost per l'igiene della casa e ecco detersivi in generale ci propongono. Vi mando un grosso bacio, ciao, ciao.